Benvenuti a Buone Cose, siamo ancora sulla vetta del Monte Cimone per questo appuntamento speciale eh, di Pasqua che abbiamo realizzato nel corso di questa nostra stagione di racconti delle brave persone che fanno le buone cose. Ci occuperemo non di neve ma di Appennino perché parleremo di due esperienze di due persone resilienti in Appennino ma anche della nuova stagione che si aprirà tra poco, la stagione dei cammini. Partiamo tra un attimo. Benvenuti a Buone Cose. Per questa Pasqua 2024, buona Pasqua innanzitutto, buona Pasqua perché ci quanti? sta, okay, poi presenteremo la padrona di casa in questo caso. Per questa Pasqua 2024 abbiamo pensato di realizzare una puntata davvero particolare. Beh, innanzitutto siamo tornati in Appennino, a Riccovolto, frazione di Frassinoro, dove già ci siamo incontrati con un mondo particolare, quello della valorizzazione del territorio. Eh, noi qui eravamo venuti insieme ad Enalcaccia Provinciale di Modena, Enalcaccia Pesca, che Tiro è un'associazione venatoria che opera sul territorio e che ha valorizzato in particolare la frazione di Riccovolto di Frassinoro creando una casa di caccia in quello che una volta era il vecchio cinema, il vecchio teatro della chiesa parrocchiale. Vogliamo parlare oggi, in occasione di questa puntata di Pasqua, di un aspetto particolare che è legato fortemente, come dicevamo, al territorio, ovvero la valorizzazione del territorio, cercando di capire se. Sul territorio oggi ci sono, ok, lo sappiamo, non tantissime persone, ma se queste persone sono, come va di modo a dire oggi, resilienti oppure eroi. Ma partiamo dalla nostra ospite o, come detto, <ride> dalla nostra padrona di casa, Laura Stefani, benvenuta Grazie. a Buone Cose. Chi è Laura Stefani innanzitutto? Allora, io abito a Riccovolto, sì. ho un locale a Riccovolto nel comune di Frassinoro, bar, pizzeria, uh -huh. ho una famiglia, viviamo qui. Comunque, innanzitutto, vi ringrazio per dare voce anche a, questi, a queste piccole borgate eh, di montagna. È necessario, più che mai oggi. E io vi ringrazio, contenta di abitare in montagna, uh -huh. quindi non mi sento né resiliente né eroe. Uh. Un po' eroi, forse lo siamo come famiglia, ma abbiamo scelto una qualità di vita che ci piace e quindi noi qua stiamo bene. Ma. Come si tira avanti, domanda brutale ma concreta e terra terra, diciamo, come si tira avanti con un locale in una frazione che conta più o meno 12 sì. abitanti, sì. 12 sì. residenti o resilienti? Allora, dal punto di vista del lavoro ehm, è tutto diciamo, concentrato nell'estate, quindi luglio-agosto. Sì. Quindi quando siamo nell'inverno io apro solo il fine settimana, venerdì, sabato e ah. domenica. Ci accontentiamo, eh, abbiamo un, un discreto giro di lavoro, sì. eh, è ovvio che si sceglie la qualità di vita, si lavora, eh, è ovvio che non c'è lavoro come, come ci può essere giù in pianura o in un centro storico. Certamente. Allora, qualità di vita mi viene in mente questo. Noi, eh, in occasione delle nostre puntate realizzate qui appunto a Riccovolto, abbiamo visto davvero tante cose. Il paese fantasma di Sant'Antonio qui vicino. Tu arrivi in questo posto sperduto, poi ogni tanto passa anche una macchina, si sente in sottofondo, sì. no? perché <ride> alle vero. spalle di Carlo Gita c'è la strada. Abbiamo visto eh, questo paese fantasma che ti lascia un po'. Con il vuoto dentro, cioè è bello, ma, ma ti lascia l'ansia sì. perché dici qui una volta si abitavano persone, sì. ci abitava gente. Io ero piccolina, Cosa è successo? ero piccolina che ci abitava un pastore che aveva le sue pecore uh -huh. e veniva forse una volta al mese in paese, io ero sì. piccoletta, eh, andavo a scuola perché avevamo anche la scuola elementare a Volto, uh -huh. una volta, avevamo un negozio di generi alimentari e tabaccheria, sì. c'erano delle trattorie, quindi... Siamo finiti in niente, uh -huh. la gente per lavorare poi. Però ricordo questo pastore che veniva una volta al mese e, e viveva su. C'è tipo il nonno di Aidi, una cosa del genere. Sì, una roba del genere. Sì, sì. Io mi definisco AI <ride> che sono ricovolti e dici sono anche in un centro... No, no, cioè popolato, e <ride> nel paesello sì. giù a Valle. Lui, lui abitava su con, con le sue pecore. Quindi allora, mentre passa il primo furgone in sei minuti, sette, <ride> sette, <ride> sette minuti, ok, contati. Perché, e una volta si uscivano a guardare le macchine che passavano quando sì. ce n'erano poche. Lo facciamo ancora ogni tanto Lo tale. fate ancora ogni tanto <ride> Chi città. vede per primo quella rossa o quella. <ride> si sceglie sì. il colore, no? e alla fine, allora eh, eroi o resilienti? Non so, siamo più eroi, eroi, cioè. Teniamo botte in una situazione, ma ripeto, lo fai per scelta: eroi, perché non hai tutte le comodità come puoi avere in, in determinate situazioni. E, devi accettare una situazione del genere con eh, annessi sì. connessi, con aspetti positivi e negativi. E, io penso che siamo più eroi. Però Noi fa... Montanari siamo tanta roba. Beh, Marco Fontana, agricoltore, qui a Ricovolto? Sì, qua nel comune di Frassinoro. Oh, Gestiamo la nostra azienda che ha terreni sparsi un po' per tutto il comune. Perfetto, allora siete eroi o resilienti? Visto che resilienza è la parola che va di moda oggi. Diciamo che siamo sia resilienti che eroi. Sì. Perché. Lavorare in montagna, specialmente a queste altitudini, siamo sui mille metri di altezza sul livello del mare, non è semplice, uh -huh. per tante varie cose, specialmente anche per le coltivazioni, le coltivazioni che si riescono a fare, i problemi che abbiamo un po' con la fauna selvatica. Sì che comunque ci danneggiano specialmente gli ungulati, le coltivazioni, però si cerca di tenere un po' la tutela del territorio e si cerca di lavorare meglio che si può. Insomma, Agricoltore che si occupa di che cosa? Allora, la nostra azienda fa coltivazioni di patate, coltiva cereali, foraggere e ha bovini da carne. Ok, quindi insomma a 360 ⁇ gradi mi verrebbe da dire quello che si può fare? Tutto quello che si può fare, sì, quello che si può fare nel nostro contesto. Uh -huh. eh, se no, oltre alle nostre produzioni c'è anche l'allevamento per il bovino da latte per poi la produzione certo. del, del parmigiano reggiano di montagna, certamente, certamente. Eh, Marco, ma noi ci siamo già visti per caso sì. di fianco, voi avete il punto vendita e sì. sì. l'azienda di fianco, proprio al municipio del municipio Frassinoro, di e sì. ecco, sì. eh, Con la mamma, anche che pesa le e fa i sacchetti a mano. Esatto. <ride> esatto. esatto. Allora, Marco, eh, dicevamo: resilienti o eroi, però bisogna. Continuare a essere resilienti bisogna, bisogna cioè, è nel DNA: il nel nostro spirito. DNA è eh, sicuramente di cercare di, di, di abitare in queste zone e di tenere vive queste zone sì. per cercare di lasciare qualcosa anche ai nostri figli come l'abbiamo trovato noi, cioè uh -huh. un territorio incontaminato ma che comunque può dare tante cose ancora. Certo, allora noi abbiamo realizzato questa intervista nel contesto di un servizio più ampio legato alle attività anche venatorie sul territorio, siamo stati invitati qui da un'associazione venatoria, Enalcaccia, Pesca e Tiro, e al di là di Caccia, Pesca e Tiro sono persone queste che frequentano... Il territorio. Certamente. Cioè, servono anche le sentinelle nei campi, nei... poi ci sono i piani di controllo che per il sovrannumero e l'abbondanza sì. sono necessari, no? Sono necessari sicuramente per tenere la pressione della fauna selvatica sulla, sulla, sulle aree coltivate, tenerla, tenere la situazione sotto controllo e cercare di limitare anche i danneggiamenti. Certo. Poi tutte le persone che frequentano il nostro territorio che danno un indotto anche sul territorio per le altre attività. Certamente. Da grande allora questo è il domandone finale che facciamo a tutti visto che eh, ci eravamo eh, già parlati visti. già un po' di tempo fa, da grandi grandi che cosa eh, da grandi si grandi spera? Che speriamo cosa si sempre fare? di poter continuare con la nostra attività e come, come a tutela del territorio anche per salvare i nostri territori e si spera che i nostri territori continuino a vivere insomma. Certo, in bocca al lupo allora grazie eh, per tutto quanto e oltre insomma all'in bocca al lupo anche buona Pasqua perché questa appunto è anche la nostra puntata voi. di Pasqua, ci manca soltanto l'uovo, eh, però insomma quello a casa vostra. E, ne approfitto per dire che eh, tra poco eh, voi seguirete eh, alcune eh, nostre chiacchierate con persone che si occupano di territorio perché qualche tempo fa, proprio qui vicino, in Toscana ma in comune di Frassinoro, a San Pellegrino in Alpe, un posto davvero suggestivo l'Ente Parchi Emilia Centrale ha organizzato un convegno sui cammini storici che sono un veicolo di eh, turismo per portare tante persone appunto sul territorio allora in questa puntata di Pasqua vi riproponiamo queste chiacchierate realizzate appunto a San Pellegrino in Alpe anche perché di fatto si riapre no? la stagione dei cammini e dell'escursionismo quindi questo è il nostro regalo che vi facciamo per questa Pasqua tanti auguri Marco e buone voi. cose prosegue tra poco camminando Grazie ancora.